prete della diocesi di Bergamo da 26 anni ormai. Sono stato 15 anni in Puglia, dopo aver fatto 6 anni di oratorio qua nella Bergamasca. Sono stato 12 anni come parroco sul Gargano e poi ho lavorato ancora 3 anni in Puglia nelle comunità di accoglienza e ora da 4-5 anni sono tornato a Bergamo. Vivo con la mia compagna e ho un bambino di 1 anno. Oddio, abbiamo fatto come sempre, tutti gli anni, accoglienza nella liturgia della notte di Natale di persone che venissero a raccontarci, a testimoniarci storie diverse, percorsi di liberazione diversi. Avevamo accolto giovani impegnati dal punto di vista politico, ecologico, avevamo accolto l'imam della moschea di Roma e l'ultimo anno anche un giovane omosessuale e la sua mamma. È successo che ci sono stati diversi richiami anche nei colloqui con i vescovi mi è stato spesso rimproverato che dal punto di vista evangelico niente da eccepire, ma che dal punto di vista ecclesiale invece per il momento, finché il Papa non dice qualche parola diversa, non è così. Non può e non deve essere così. Ma quando da giovane in seminario ci insegnavano il senso della nostra vocazione, del nostro servizio, non credo di confondermi dicendo che ci invitavano a essere, per quello che ne saremmo stati capaci, testimoni del Vangelo, non del diritto canonico. Tu hai continuato a fare il prete lì in Puglia o ti è stata resa la vita un po' più difficile e hai dovuto alla fine lasciare? Beh, la mia esperienza di parroco si è conclusa. Perché ti hanno chiesto di concluderla? Si è conclusa. E quindi ho continuato la mia presenza non gradita, anche non solo nel suo ministero, ma una mia presenza abitativa non gradita là in maniera clandestina, nascosta, come dire, laica. Da allora continuo volentieri a fare un lavoro che non sia un ministero ecclesiale e qualcuno può dire fuori. Io credo al sacramento. E credo che nessuno, né io né altri, possa decidere che io non sono più un prete.